Importante perché stasera faremo il nostro incontro con Gesù Eucaristia. Quindi cerchiamo di prepararci a quello che stasera vivremo, che è proprio un incontro speciale con Gesù che vuole dirci qualcosa a tutti noi. Siamo qui perché Dio ha qualcosa da dire a tutti noi. Ha parlato in tanti modi in questi giorni attraverso tutte le persone che abbiamo incontrato, che abbiamo ascoltato, ma adesso non vuole farlo attraverso qualcuno, ma vuole farlo in maniera diretta. Quindi Dio in questo momento, in maniera diretta, vuole dire a ciascuno di noi qualcosa. Dio ha qualcosa da dirti questa sera. È un po' questa l'idea con la quale vogliamo entrare in questa adorazione. Ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Stasera parleremo di una delle caratteristiche di Dio, che è la bontà. Una delle caratteristiche di Dio è l'essere buono, la bontà è tipica di Dio. In Dio si manifesta in maniera emblematica, in maniera al massimo di tutte le possibilità. In Dio la bontà diventa espressione massima. Se avete incontrato una persona buona nella vostra vita, moltiplicate all'infinito e quello è quanto è buono Dio. E di questo parleremo perché Dio manifesta la sua bontà nella vita di ciascuno di noi riempiendola di regali. La bontà di Dio si manifesta proprio in questo. E uno dei regali più importanti che Dio ha fatto a ciascuno di noi è la sua mamma, la Vergine Maria, la mamma di Gesù. Lei è il primo dono, per molti di noi è un dono fondamentale, nella vita di ciascuno di noi. E proprio prima di iniziare l'adorazione ne ho avuto testimonianza perché è stato ritrovato per terra un rosario e sono venuti a portarmelo e ancora una volta mi sono ricordato proprio come Dio ti ha donato Maria come mamma e quindi vogliamo davvero partire da qui, da Maria, la nostra mamma, il primo regalo e forse anche uno dei più importanti che Dio ci ha fatto. Ave o Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci mettiamo seduti e attraverso delle parole e delle immagini invochiamo lo Spirito Santo. Vieni,
Santo su di noi, a liberarci, a circondarci, a sostenerci con la tua potenza. Vieni in noi, scendi su di noi, consolatore dell'anima. Vieni in noi, scendi su di noi, rivelatore di chi siamo noi. Per te, vento impetuoso che abbatte i miei muri, prendi dimora in me. Vento impetuoso che abbatte i miei muri, prendi dimora in me. Ciao Dio, io lo so che tu sei tanto buono, il papà più buono che ci si possa essere. Sì, ho anche un papà qui che si impegna tanto, ma tu sei Dio. Ho da chiederti un po' di cose perché quest'anno ho fatto la brava. Dio papà, voglio chiederti un fratellino. Io ho già una sorella più grande, ma sono stanca di giocare con i bambolotti. Vorrei un fratellino vero, in carne e ossa, che non si lamenti mai e che voglia sempre giocare con me. Dio papà, ho da chiederti anche un regalo per la mia sorellona. Vorrei che lei vedesse quanto è brava e quante belle cose sa fare. Io lo so, ma lei ci crede poco. Per favore, dato tu che sei Dio, glielo fai capire tu? Dio papà, un'altra cosa ti chiedo. Io voglio vedere il tuo figlio Gesù. Dio papà, ascolta, l'ultima cosa. Qui stasera c'è un sacco di gente ed io ti voglio chiedere una cosa per tutti loro. Vorrei che stasera tutti loro si sentissero amati da te, ma amati tanto tanto, come solo tu sai amarci. Dal Vangelo secondo Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Thank you.
Uno dei primi doni che Dio ci ha fatto è proprio il suo figlio Gesù. Dono preparato attraverso Maria, quindi parlavamo prima di questo primo regalo, no? Maria, questo primo regalo che Gesù ci fa. E Gesù ci fa, Dio ci fa questo regalo in Maria perché? Perché in realtà è tutto un progetto, poi attraverso Maria vuole donarci il figlio suo. Allora abbiamo letto il brano della nascita di Gesù. Cos'è in fondo la nascita di Gesù se non l'esempio concreto di un Dio che è padre, che è buono, che ti ama e che ti fa un dono, un regalo? E il regalo di Gesù bambino è un regalo che ci precede. Pensate al fatto quanto è bello, io ancora non ero neppure nella mente dei miei genitori e già Dio mi aveva fatto un regalo. Perché 2019 anni fa, ancora prima che io fossi nella mente di chissà quale mia progenie, io già avevo un regalo che Dio mi aveva fatto. Cioè è commovente pensare quanto è buono Dio, no? Così tanti anni prima che tu possa nascere, Lui già ti ha fatto un regalo. Perché sa che arriverà un giorno che tu ne avrai bisogno, arriverà un giorno in cui tu avrai bisogno di Gesù. E allora Lui già lo sa che arriverà questo giorno e ci pensa in anticipo. E nasci che già hai i regali. Dio è questo. Dio è talmente buono che ancora prima che tu nasci già ti ha fatto dei regali. E in tutti questi regali c'è di mezzo lo Spirito Santo. Noi lo facciamo poco presente nella vita della Chiesa e nella nostra vita spirituale, ma se ci fate caso, e stasera lo vedremo, in tutti i regali di Dio c'è di mezzo lo Spirito. Perché? Perché la nascita di Gesù è opera dello Spirito Santo, no? Lo Spirito discese su Maria. Un Dio che è un papà buono, che ci dona il suo figlio, e lo Spirito diventa l'artefice, colui che mette le mani in pasta. Le mani in pasta in tutte le cose è lo Spirito Santo che le mette. Allora Dio pensa, facciamoci un regalo a questi qua, dai, che così capiscono che io sono buono, che io li amo, che... E dice allo Spirito, vai, tocca a te. E lo Spirito scende concretamente nella terra, agisce, e nel ventre di Maria prende corpo questo primo regalo che Dio vuole fare a ciascuno di noi. Ed è l'immagine più vera della bontà di Dio, di un papà buono. In fondo, tutti noi un papà come lo sogniamo? Buono, disponibile, sempre presente, accogliente con noi, che ci ascolta, che ci prende cura di noi, che ci coccola, no? Un Dio che ti riempie di regali la vita non è un Dio che ti coccola. E in fondo la vita stessa che noi abbiamo ricevuto in dono non è anche quello segno della bontà, dell'amore del papà. La mia stessa vita, quando 34 anni fa venivo alla luce, non è anche quella immagine di un Dio che mi ama? Ho fatto qualcosa per meritare la vita? No. Ho ricevuto un regalo. Un giorno ho ricevuto un regalo e ho cominciato nel ventre di mia madre a prendere forma, poi a vedere la luce. Ecco il dono della vita, no? Della vita che nasce in Gesù e della vita mia, espressione di questo Dio che è buono. E adesso proviamo un po' a vedere come è bello rendere lode alla vita che nasce, alla vita che è nata in Maria e alla vita che è nata quando noi siamo venuti al mondo, espressione sempre della bontà e dell'amore di Dio. Svegliami, è il momento di dar vita a un sogno. Parlami, ho cercato la tua voce, ti ho ascoltato nella brezza in mezzo ai rami,
nell'infrangersi dell'acqua sulle mie sponde. Guardami, sono il figlio di quei lunghi viaggi, gli occhi miei hanno visto il bello delle tue creature, sono pieni di stupore, non mi sembra vero sia tutto quanto per me. Questa vita mia con te fiorirà come un'armonia di pace, quando la tua presenza in me soffierà come vento sopra il mare. Come i petali di un fiore, ogni cuore che ha sofferto la sete di te. Arami, come terra brulla, getta in me i tesori tuoi, come semi che vedrò poi germogliare, li farò fruttificare per sfamare folle intere che cercano te. Sopra il mare, il mare. Non c'è forza, non c'è male che ci possa separare, fiamma indissolubile che arde di un eterno amore che non vedrà mai la fine e che sento dal Vangelo secondo Matteo. Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
secondo talento, il secondo dono di Dio erano queste monete. I talenti erano delle monete. Il brano ci dice a chi 5, a chi 2, a chi 1, ma non dice che a nessuno non ne furono dati. Non dice che poi arrivò l'uomo brutto e cattivo al quale non fu dato alcun talento. Non dice affatto questo. In quel brano si dice che a tutti fu dato qualcosa, ad ognuno secondo le sue capacità. Poi ovviamente quando si legge questo brano l'idea della bontà di Dio entra un po' a fare cazzotti con il fatto che Dio possa fare preferenze, no? Perché a chi 5, a chi... Però è anche vero che ci sono doni che sono impegnativi e che non permettono facilmente di gestirli con altri, no? Ci sono a volte nella vita hai un talento che però è così grande, così importante, è così impegnativo che va a coinvolgere l'intera tua vita, no? Pensa a un artista che è bravo a dipingere, no? Magari sa fare solo quello, però i suoi quadri sono talmente belli che quell'unico talento che ha diventa espressione massima, piena, suprema di tutto quello che lui vive, di tutto quello che lui è. E allora, se io quell'unico talento lo faccio diventare l'espressione più bella di ciò che Dio è, di ciò che Dio fa attraverso di me, ecco che poi non è che sto lì a pensare che gli altri ne hanno 3 o 5, non mi importa più perché io fiorisco attraverso i talenti che Dio mi ha dato e che io metto in gioco, io fiorisco. E ancora una volta si va a manifestare l'idea che Dio è un papà che è buono, perché dopo averti dato la vita, ti dà dei talenti, delle doti, delle capacità. E la cosa bella è che questi talenti rendono ciascuno di noi diverso da qualcun altro. Io sono diverso da Giuseppe, sono diverso da Francesco, sono diverso da Benito, da Antonio, da Federico. Perché? Perché ho delle caratteristiche che mi rendono unico, diverso da loro, dei talenti, delle capacità diverse da loro. E mi rendono unico, distinguibile. Esco dalla massa quando metto in gioco i miei talenti, le mie capacità, esco dalla massa quando tiro fuori ciò che è di bello dentro e mi manifesto per quello che sono. Che poi in fondo è quello che tutti noi desideriamo, no? Uscire dall'anonimato. Quanto ci fa paura passare inosservati, quanto ci dà fastidio quando qualcuno passa e non ci saluta, non ci dedica attenzione, perché ci dà l'impressione di essere trasparenti, no? Andiamo in parrocchia, magari l'educatore ci passa a fianco, preso da tante cose, e non si accorge che noi siamo lì, noi già l'abbiamo visto, aspettiamo il momento in cui lui venga lì per salutarti, abbracciarti e chiederti come stai. In realtà lui è indaffarato, passa veloce oltre e tu resti lì, e in quel momento ti sei sentito parte della vernice di quella parete, perché non si è accorto, no? I talenti sono questi, l'occasione che Dio ti dà per uscire dall'anonimato, per manifestare quello che sei, per lasciare una traccia nel mondo. Il talento che Dio ti ha donato è proprio questo, l'occasione che hai per lasciare un segno. Ed è un'occasione importante, unica. Che ti riempie la vita e ti permette poi di fare tante cose belle, no? Quello che vedete qui è grazie al talento di confratelli, amici, fratelli che manifestano i loro talenti, no? E in questi giorni di talenti ne abbiamo visti tutti e tutti l'avete. Oggi pomeriggio avete manifestato i vostri talenti e quelli non ve li ha dati Dio? Non mi pare che siamo un computer, allora metto il file.
chitarra e parto con la chitarra, poi metto il file canto. Io sognerei che ci avessi un file per poter inserire canto e comincio a cantare bene, ma no. I talenti sono un dono, non sono qualcosa che ti dai. E sono manifestazione del fatto che Dio è buono. Ogni volta che scopri che tu sei bravo in una cosa e che hai un talento, stai scoprendo un nuovo modo con cui Dio t'ha amato e tu non lo sapevi. Magari fino a ieri pensavi che Dio ti avesse donato il talento della recitazione. E quello era il modo con cui Dio ti aveva fatto un regalo. Poi improvvisamente scopri che oltre a recitare sei bravo a danzare. E allora scopri un altro modo con cui Dio mi ha amato, un altro dono che Dio mi ha fatto. E ti metti in gioco e ti commuovi. È commovente scoprire quanto Dio ci ama, quanto sia un papà buono e quanto riempia la nostra vita di doni, di talenti, di regali, e noi che spesso non ce ne rendiamo conto. Adesso vi chiederò di fare una cosa che per alcuni di voi sarà complicatissima, per altri più semplice, perché magari queste cose le hanno già riflettute, ma per alcuni difficile. Nella scatolina che vi è stata data c'è dentro un fogliettino e una matita, e vi viene chiesto di dare nome a 3 talenti che Dio vi ha donato, 3 regali che vi ha fatto.
Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». Il dono della vita e quindi il dono della vita di Gesù, del Figlio di Dio innanzitutto, prima espressione che abbiamo visto di questo Dio che papà ci ama ed è buono con noi e ci fa tanti regali. E poi i nostri talenti, ciò che ci caratterizza, che ci rende unici. E adesso passiamo ad altri regali, perché questa è la serata dei regali, no? La serata in cui riceviamo tanti regali. Che in fondo non sono solo i bambini quelli che sperano di ricevere tanti regali per Natale, perché anche se diventi grande, questo desiderio dentro di ricevere i regali per Natale ti resta sempre, no? E allora, quali sono questi altri regali? Questi altri regali sono che Gesù si trova nell'ultima cena e recita la benedizione, dice il brano. Faccio questo passaggio prima perché è importante. Quando Gesù dice recita la benedizione, letteralmente andiamo a indicare che Gesù dice bene di noi. Ed è bello. Dio di noi dice bene, dice cose buone, belle. E le dice sapendo quello che noi siamo. Cioè Gesù, nonostante sa quello che io sono, quello che io faccio, dice bene di me. Mentre io mi giudico male, mi giudico sbagliato, mentre io sono crudele con me stesso, Dio, conoscendo tutto questo, dice bene di me. Mentre scrivevate i vostri talenti, magari a qualcuno è presa un po' un senso di colpa, che magari per paura non li metto in gioco, no? E allora comincio un po' a sentirmi in colpa, magari scrivo i talenti e poi mi rendo conto mentre li scrivo che alcuni di questi non li uso. E comincio un po' a sentirmi in colpa, a giudicarmi. Oppure magari non ne ho scritti tre, ne ho scritti solo uno, due, o forse ho lasciato in bianco. E allora mi sento in colpa perché penso Dio me li ha dati e io non riesco a dargli un nome, non riesco a capire quali sono. E mentre tu anche in questo momento magari vivi questo e quindi parli male di te, Dio dice cose buone di te. Mentre tu sei in preda alla tua paura, Dio dice di te: questo figlio ce la farà. Mentre tu di te dici: gli attacchi di panico che non riesco a superare non mi permetteranno mai di brillare. Dio in quel momento invece ti dice: non è vero, tu non sei questo, tu ce la farai, tu supererai tutto questo. E allora mentre tu di te dici male, Dio ti benedice, parla bene di te, Dio ti guarda e vede in te cose buone e belle, perché è un papà anche se stai sbagliando, anche se sei cattivo, anche se hai fatto errori, un papà è come lo è Dio, un padre come lo è Dio. Non può dire male di un figlio che ama. E non mi dite che il fatto di aver avuto una cattiva esperienza di papà, del mio papà umano, o del non averlo, mi dovrà sempre impedire il fatto di godere della paternità di Dio, perché non è così.
io vi chiedo di fare un salto di qualità, di staccare l'esperienza umana di papà da quello che è Dio, di separarle queste cose, perché il Dio in cui noi crediamo è un papà buono, che non è assente, che non è distratto, che non si arrabbia, che non scompare. È un qualcosa di differente, che dice bene di te, che c'è. E dopo aver recitato la benedizione, gli fa un altro regalo. E fa un regalo in particolare a quelli che vivono l'assenza di papà. Perché? Perché fa il regalo dell'Eucaristia. L'Eucaristia è la presenza di Dio in mezzo a noi, continua. Lì dove c'è l'Eucaristia, lì Dio è presente. E grazie a Dio l'Eucaristia non manca mai. Una chiesa, un tabernacolo, lì dove c'è l'Eucaristia, Dio è presente. Lì c'è papà, lì c'è casa. Dio è lì. Dio ci ha fatto quest'altro regalo grande, l'Eucaristia, quest'altro regalo frutto di acqua e farina che vengono impastati e cotti, che quella notte Gesù benedì, attraverso i quali ci fu donata l'Eucaristia. E ancora oggi l'Eucaristia di cui ci cibiamo, con cui celebriamo le messe, viene proprio da lì, acqua e farina impastati, e poi l'azione dello Spirito che fanno diventare quell'acqua e quella farina il corpo di Cristo. L'azione dello Spirito, quell'acqua e farina la trasformano nell'Eucaristia. Lì Dio si rende presente, è presente. Dio c'è nell'Eucaristia, tra un po' Dio sarà in mezzo a noi realmente con l'Eucaristia, e quello è un altro regalo. E allora vedete quanta lista, cioè la lista dei regali che Dio ci fa, ti lascia senza parole. E l'Eucaristia è il rifugio per quando sto male. La presenza di papà quando vivo il vuoto, e la forza quando vivo la paura. Acqua e farina, azione dello Spirito Santo e dono di Dio nell'Eucaristia. Thank you.
Gesù mio, quando io penso a te, mi intenerisco e mi commuovo, mi hai dato tutto di te. Oh Gesù mio, ti fai mangiare e bere da me, mi fermo e penso, fino a qui è giunto l'amore folle di Dio. L'amore è causa di così gran bene, l'amore spezza tutte le catene, l'amore versa il suo sangue ed è vittima di carità. Ed io ti amo, Gesù, ti amo, dammi lumi e grazie che il mio cuore bruci soltanto per te. Fuoco del cielo divampino dentro di me, mi uniscano a te, mia vita, mio tutto, non voglio che te, amarti in eterno. Sedersi qui in mezzo alla scenografia accanto a Gesù, cercando di mantenere il silenzio e portando con voi la scatolina con il foglio e la matita. Thank you.
Gesù, spesso noi ci lamentiamo della nostra vita, spesso la disprezziamo, spesso trattiamo male il dono della vita e non riusciamo a ringraziarti. Questa sera desideriamo ringraziarti perché ci hai donato la vita. Grazie, Signore Gesù. Signore Gesù, spesso ci sentiamo inutili e incapaci in tutto, destinati a fallire e pieni di paure. Eppure tu ci hai donato tanti talenti e la forza per riuscire a metterli in gioco. Signore Gesù, spesso ci sentiamo soli e abbandonati. E tu invece ci hai dato l'Eucaristia con la quale sei sempre con noi.
laverò i piedi laverò. Così che possiate farlo pure voi. Vi laverò i piedi laverò. Io che sono il maestro, invio voi a far lo stesso. Se questo non lo farò io, non avrete parte di me. Solo così comprenderete il sogno che ho per voi. Vi farò servi nell'amore, io che sono il Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi per essere servi nell'amore e fratelli nel Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi, io mando voi, figli miei. Vi laverò i piedi laverò. Io che sono vostro servo, invio voi a far lo stesso. Se questo non lo farò io, voi non avrete parte di me. Solo così comprenderete il sogno che ho per voi. Vi farò servi nell'amore, io che sono il Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi per essere servi nell'amore e fratelli nel Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi, io mando voi, figli miei. Se questo non lo farò io, non avrete parte di me. Solo così comprenderete il sogno che ho per voi. Vi farò servi nell'amore, io che sono il Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi per essere servi nell'amore e fratelli nel Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi, io mando voi, figli miei. Vi laverò i piedi laverò. Io che sono vostro servo, invio voi a far lo stesso. E questo è il sogno che ho per voi. E questo è il sogno che ho per voi, figli miei.
dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ma l'hai capito che Dio è buono, ti ama e riempie la tua vita di regali? Gli Atti degli Apostoli ci hanno parlato di un altro dono, il dono dello Spirito Santo, ricevuto su tutti noi nel giorno del battesimo, confermato nel giorno della cresima, un altro regalo che ci è stato fatto. È difficile trovare parole, perché poi dinanzi a qualcuno che ti fa così e tanti regali non sai più neanche che dirgli, no? Il mio unico desiderio è che al termine di questa adorazione magari l'idea che hai di Dio possa uscirne un po' più vera. Vera di quell'essenza che è Dio, di un padre buono che ti fa tanti regali, che ti ama. Uno dei doni dello Spirito Santo, uno dei frutti dello Spirito Santo è l'amore. Infatti nella lettera Chiara all'inizio diceva: vorrei che tutti questi giovani stasera qui presenti, perché qui c'è tanta gente, potesse sentirsi amata, solo come tu sai fare, ed è ciò che stasera vorremmo tutti. Che tutti possano sentirsi amati. Amati da Dio. Amati da papà. Giambattista l'altra mattina ci ricordava un altro dono dello Spirito Santo, che attraverso il quale possiamo chiamare Dio Abba, Padre. Lo Spirito Santo ci permette di poterci rivolgere a Dio come Abba, Padre, Papà, Papino. Perché poi va a indicare questo, una caratteristica di Dio che è quella di essere un Padre buono.
E allora vogliamo prenderci un altro po' di tempo qui davanti a Gesù, affinché Lui ci possa far sentire amati da papà come Lui si sentiva amati da papà. Dio e suo figlio avevano questo rapporto così stretto per il quale si sentivano l'un l'altro profondamente amati. Se Gesù ha potuto fare e vivere tutte le difficoltà della sua vita è perché si sentiva profondamente amato da papà. Gesù ha potuto accogliere il rifiuto degli amici, l'abbandono dei fratelli, ha potuto accogliere la flagellazione, la crocifissione, la sua morte, perché si sentiva amato da papà. E questo amore così forte lo spingeva ad andare oltre, a superare le difficoltà, a continuare. Nel momento della difficoltà, questo amore, questo sentirmi amati, amato, mi permette di andare avanti. Abbiamo tutti bisogno di sentirci amati da Dio. E dinanzi a Lui vogliamo ancora adorarlo e pregarlo e chiedere al suo figlio Gesù di poterci sentire anche per un solo attimo nel nostro cuore amati come Gesù si sentiva amati dal Padre. Come Gesù si sentiva amato dal Padre. Cioè, ma lo chiedo per voi, ma in fondo lo chiedo anche per me stesso. Una volta nella vita io vorrei sentirmi amato come Gesù si sentiva amato da suo Padre. Perché deve essere una cosa sconvolgente, che ti cambia la vita, che ti riempie gli occhi di lacrime. E allora lo chiediamo a Gesù per tutti noi. Vorremmo sentirci amati come tu ti sentivi amato da tuo Padre, che è anche nostro Padre. Al di là dei nostri errori e delle nostre miserie, facci questo dono questa sera a ciascuno di noi.
ci prepariamo a vivere un segno finale nella nostra adorazione eucaristica. Con altri sette confratelli ci posizioneremo quattro alla sinistra e quattro alla destra di Gesù. Uno alla volta verrete da uno di noi sacerdoti portando con voi la vostra scatolina. Ci consegnerete il foglietto con i talenti e la matita, perché poi i vostri foglietti con i talenti domani durante l'offertorio li porteremo all'altare per offrirli a Dio come ringraziamento. E riceverete in cambio un regalo ulteriore da portare a casa a ricordo di questa serata passata in compagnia di Gesù, amati dal Padre, coccolati dallo Spirito. E allora noi otto missionari ci posizioneremo qui. Verrete con le scatolette, ci lasciate i foglietti e riceverete il vostro regalo. Senza fretta, il tempo lo abbiamo, mantenendo un clima di preghiera e di adorazione. Coloro che sono seduti davanti, dopo che avete ricevuto il vostro regalo, potete anche ritornare a stare seduti qui, oppure ai vostri posti come preferite. Basta che riusciamo, senza fare troppa confusione, a far muovere tutti. Mi perdo nel buio dei tuoi occhi, dimentico il cammino. Se soffi sul mio cuore così umano, scoprirò di essere divino. Abbraccio il freddo della morte, vedremo nel mattino. Uniti come un traccio alla sua vita, come un bimbo stretto al seno. Sarò radice e nuvole, la tua fiamma d'amore mi consumerà. Con te essendomi te, nelle notti intime, tu diventi uno con me, tu diventi uno con me, io divento uno con te. Non sento più il sapore dei tuoi baci, non sento il tuo respiro, cammino nel deserto dello spirito. Addosso il tuo profumo, continua a cantare.
ferisce, sento che sono cielo e cenere. Più ti cerco, più ti perdo, più sei tu che cerchi in me. Tra tempeste indomite, nelle notti intime, tu diventi uno con me. Tu diventi uno con me. Riferisce, sento che tra tempeste indomite, nelle notti intime, tu diventi uno con me. Tu diventi uno con me. Io divento uno con te. Di dar vita a un sogno, parlami. Ho cercato la tua voce, ti ho ascoltato nella brezza in mezzo ai rami, nell'infrangersi dell'acqua sulle mie sponde. Guardami, sono il figlio di quei lunghi viaggi, gli occhi miei hanno visto il bello delle tue creature, sono pieni di stupore, non mi sembra vero sia tutto quanto per me. Questa vita mia con te fiorirà come un'armonia di pace, quando la tua presenza in me soffierà come vento sopra il mare, il mare. Cullami come pioggia sugli steli scorri, lavami perché possa dolcemente accarezzare come i petali di un fiore ogni cuore che ha sofferto la sete di te. Arami come terra brulla, getta in me i tesori tuoi come semi che vedrò poi germogliare. Li farò fruttificare verso amare folle intere che cercano te. Senza in me.
ti laverò i piedi laverò. Così che possiate farlo pure voi. Vi laverò i piedi laverò. Io che sono il maestro, invio voi a far lo stesso. Se questo non lo farò io, non avrete parte di me. Solo così comprenderete il sogno che ho per voi. Vi farò servi nell'amore, io che sono il Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi per essere servi nell'amore e fratelli nel Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi, io mando voi, figli miei. Vi laverò i piedi laverò. Io che sono vostro servo, invio voi a far lo stesso. Se questo non lo farò io, voi non avrete parte di me. Solo così comprenderete il sogno che ho per voi. Vi farò servi nell'amore, io che sono il Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi per essere servi nell'amore e fratelli nel Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi, io mando voi, figli miei. Se questo non lo farò io, non avrete parte di me. Solo così comprenderete il sogno che ho per voi. Vi farò servi nell'amore, io che sono il Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi per essere servi nell'amore e fratelli nel Signore. Come il Padre mandò me, io oggi mando voi, io mando voi, figli miei. Vi laverò i piedi laverò. Io che sono vostro servo, invio voi a far lo stesso. E questo è il sogno che ho per voi. E questo è il sogno che ho per voi, figli miei.
Se avete capito che Dio vi ama, che è un papà che vi ama, raccontatelo, testimoniatelo, ditelo a coloro che non lo sanno, perché spesso capirlo ti salva la vita. E magari tanti vostri amici rischiano di perdersi perché non lo sanno. Raccontateglielo. Che Dio è un papà che li ama, che è buono e che riempie la loro vita di regali. E adesso ci prepariamo a ricevere l'ultimo di questa sera, che è la benedizione. La benedizione di Dio, immaginatela così, Dio che passa e si ferma dinanzi a te e ti guarda con uno sguardo fiero e orgoglioso di sua figlia. Viviamolo così proprio, perché in fondo è la verità. Dio passa, si ferma dinanzi a te, ti guarda ed è fiero e orgoglioso del figlio che sei diventato. Con questa profonda consapevolezza nel cuore, ci mettiamo in ginocchio per ricevere la benedizione di Dio. Hai dato tutto di te, oh Gesù mio, ti fai mangiare e bere da me, mi fermo e penso, fino a qui è giunto l'amore folle di Dio, l'amore è causa di così gran bene. L'amore spezza tutte le catene, l'amore versa il suo sangue ed è vittima di carità. Ed io ti amo, Gesù, ti amo, dammi lumi e grazie che il mio cuore bruci soltanto per te. Vita mio tutto, non voglio che te amarti in eterno. Ti amo, ed io ti amo.
fuoco del cielo di bambino dentro di me. Unisco a te mia vita, mio tutto, non voglio che te amarti in eterno. Hai dato tutto di te, oh Gesù mio, ti fai mangiare e bere da me, mi fermo e penso, fino a qui è giunto l'amore folle di Dio, l'amore è causa di così gran bene. L'amore spezza tutte le catene, l'amore versa il suo sangue ed è vittima di carità. Ed io ti amo, Gesù, ti amo, dammi lumi e grazie che il mio cuore bruci soltanto per te. Vita mio tutto, non voglio che te amarti in eterno. Grazie.
amarti in eterno.